mancati dopo il ritorno alla vittoria di domenica Pontebba. Pronostico in favore degli ampezzani nel confronto tra Cortina e Dalle, che completa il quadro il match di Asiago tra gli Stellati e il Pontebba, fanalino di coda del torneo. Ricordiamo l'appuntamento con tutto l'hockey minuto per minuto a partire dalle ore 20:15 su NBC Rete Regione. Vale, e dovremo chiudere con viabilità e vento. Quando vedi la strada così e tu non te ne frega niente, attenzione, segnaliamo il traffico. Ma dove, che tenuta? Strada del Brennero tra Bolzano, che superstrada, io guarda di Bolzano e che mi metti a fare la sbugliata e chi vuole litigarsi viene. Segnaliamo inoltre la ma che se la ritiene per chi guida? Lo so, no, gli altri no. Io so, gli altri risultati del gomito ci mette. No, 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 penso che vedo bene, ma mi diverso anche se guidando. No, un po' di spettacolo, almeno faccio una vita, non sei capriccioso. Tutti i capriolo! Ricordiamo a tutti gli automobilisti il uso del telefono cellulare, perché la guida è consentita solamente con l'ausilio di auricolare o di apparecchio, una voce. Che attacca anche le gente. Buon viaggio. Assessorato alle opere pubbliche e alla viabilità della provincia autonoma di Trento. Bene, siamo giunti al termine anche di questa edizione del nostro giornale. Prima di salutare un'occhiata al meteo, le Alpi sono interessate da correnti occidentali con annuvolamenti irregolari a tratti grigi, possibilità di deboli precipitazioni a carattere nevoso per oggi e domani. Da dopodomani, cioè da giovedì, è previsto tempo soleggiato con temperature. Come scendiamo giù? La radio delle benissimo, va benissimo. Ho detto solo oggi. Ecco, vai, spara l'accelerata. Vai, spara una scelta, non spara mai. In salita. I serramenti di ultima generazione che ti garantiscono in salita poi mi dico era Stefania con dici tappo in bravo qui si vedono i bambi bravi sì discesa andato due mani è lì che non devi fare capito in salita dovrà starare.